L'umanità vuole la sua parte. Anche Maria, la madre di Gesù, sapeva che attraverso la morte di lui si operava la redenzione del genere umano. Eppure ella stessa ha pianto e sofferto, e quanto sofferto. Fratelli e sorelle, pace e bene. Padre Pio anche oggi ci esorta con il suo pensiero in questo bel mese di maggio. L'umanità vuole la sua parte. Anche Maria, la madre di Gesù, sapeva che attraverso la morte di lui si operava la redenzione del genere umano. Eppure ella stessa ha pianto e sofferto, e quanto ha sofferto. Eh sì. Se noi pensiamo alla Madonna che era sotto la croce, vuol dire che se era lì presente il Venerdì Santo, la Madonna, vuol dire che c'era tutta quella settimana, la settimana santa, come noi la chiamiamo. Perché? Perché ha assistito, no? Quindi ha visto suo figlio che cosa? Lo ha visto catturato, lo ha visto in catene, lo ha visto flagellato, lo ha visto coronato di spine, lo ha visto deriso, lo ha visto picchiato. Pensate al dolore di questa mamma. Eppure lei aveva la fede, però ha sofferto e ha pianto, perché ha visto il suo figlio in queste condizioni. Quando Angela da Foligno, questa mistica francescana, di cui Papa Francesco l'ha fatta santa, la chiamavamo Beata, oggi è Santa Angela da Foligno, quando un mercoledì della settimana santa, mentre usciva dalla funzione, le apparve Gesù tutto flagellato, coronato di spine, in un modo spaventoso, e lei chiese: perché Gesù mi sei venuto così oggi? E Gesù le disse: figlia mia, sono stato conciato così per te, per redimerti dal peccato e per riparare tutte le offese degli uomini. Ecco, vedete, Gesù è stato per noi la vittima, e la Madonna è stata vittima con la vittima, perché non si è dimenticata certamente Maria ai piedi della croce, quando ha visto trapassare con la lancia il costato del figlio. Certamente lei si è ricordata delle parole profetiche di Simeone quando presentò il bambino Gesù al Tempio: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Ecco, qui noi ci vediamo già Maria corredentrice, un dogma che ancora dovrà essere proclamato, ma che già noi ne parliamo, perché la sofferenza della madre, il dolore della madre è stata unita a quella del figlio morente sulla croce. Erano uniti questi cuori. Voi pensate come si saranno guardati sul Calvario questi due occhi che si sono guardati, mamma e figlio, come due vasi comunicanti. È bellissimo questo, fratelli e sorelle. Ecco allora che nella morte di lui, dice San Pio, si operava la redenzione del genere umano, eppure la stessa ha sofferto, e quanto ha sofferto. Teniamola accanto questa mamma, invochiamola, preghiamola e amiamola. Pace e bene a tutti.